Terza sconfitta consecutiva per il Brindisi, che resta fermo a 0 punti in classifica. Nell'ossica trasferta di Nocera, i padroni di casa partono subito all'arrembaggio. Dopo un solo minuto, gol annullato a Palmieri per fuorigioco. Il Brindisi prova a ripartire al nono. Rekic, da buona posizione, calcia debolmente e la sfera deviata è parata senza problemi dal numero 1 di casa. Al 17esimo, ancora in avanti la Nocerina con il diagonale di Talamo che termina di poco sul fondo. Passano solo 3 minuti e la formazione campana passa in vantaggio. Esposito trova lo spazio in aria per il tiro e batte Giappone. È timida la reazione del Brindisi, che prova a guadagnare metri, colleziona calci d'angolo ma crea solo un pericolo in mischia. Al 39esimo, prima dello scadere della prima frazione di gioco, una ripartenza di Palmieri e bravo Giappone alla deviazione, poi rimedia la difesa deviando la sfera in calcio d'angolo. Nella ripresa, ancora in avanti la Nocerina, dopo soli 30 secondi Palmieri solo davanti a Giappone, si allunga la sfera e il numero 1 ospite blocca il pallone. All'11esimo, unico tentativo del Brindisi con De Luca dalla distanza che termina alto sulla traversa. Al 17esimo è ancora Talamo a provarci dal limite, devia Giappone, passa un minuto e il Brindisi resta in 10 uomini. Espulso Faldetta, entrato nella ripresa, che in 18 minuti accumula 2 cartellini gialli. La Nocerina può dilagare al 25esimo, prima con Rizzo che deposita il pallone al centro per Esposito che non sbaglia, e al 30esimo con Talamo che sigla il punteggio finale sul 3-0.